non è stato un meningococco, ma a causare la meningite che ha ucciso la maestra della scuola elementare Cesare Battisti del quartiere romano della Garbatella, è stato un altro batterio non contagioso. Un caso isolato dunque, per cui nessun allarme, dice l'Istituto Superiore di Sanità. Quello che noi sappiamo è che questo caso non è attribuibile a una meningite da meningococco. Probabilmente è stata una meningite appunto ad esito fatale purtroppo, ma dovuta a un altro batterio. È assolutamente un caso isolato di purtroppo una morte da meningite fulminante, ma per un altro batterio, come a volte può succedere, insomma, ecco. La maestra 52enne era stata in classe fino a giovedì scorso, l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. Poi la febbre alta, la rigidità al collo, il dolore alla testa. Proprio il giorno di Natale era stata ricoverata all'ospedale San Giovanni, poi trasferita al Policlinico Gemelli, dove 24 ore dopo era morta. Meningite meningococcica, questo è il timore. Dunque è scattato subito l'allarme per i circa 450 alunni della Cesare Battisti e in particolare per quelli che nell'ultimo periodo avevano avuto contatti ravvicinati con la maestra. L'azienda sanitaria locale RMC, attraverso la scuola, ieri ha contattato i genitori fornendo i dettagli dei farmaci da assumere. Tutto giusto, visto che ancora non si sapeva che la meningite che ha ucciso la donna fosse stata causata da un batterio non contagioso. E ieri un altro episodio di meningite è stato segnalato in Toscana, la regione italiana dove nell'ultimo anno si è registrato il numero più alto di casi. Si tratta di un uomo di 69 anni, residente a Carrara e ricoverato all'ospedale Noa di Massa. Le sue condizioni sono gravissime. Anche in questo caso il responsabile non è un meningococco e dunque una meningite non contagiosa, e per cui non si prevede profilassi per i soggetti venuti in contatto con l'uomo.